Sicurezza degli sport montani, una nuova legge. Referendum per la fusione di due comuni. Il Corecom all'inaugurazione dell'anno giudiziario. In apertura della seduta del 31 gennaio, il Consiglio regionale ha commemorato le vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga. L'Assemblea ha poi approvato la legge in materia di sport invernali, il nuovo statuto del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese-Vercellese e l'indizione del referendum consultivo per la fusione dei comuni di Rimasco e Rima San Giuseppe. Il Consiglio regionale ha infine discusso e votato diversi atti di indirizzo, di condanna del massacro dei prigionieri politici iraniani del 1988, contro la riduzione dei servizi postali nei piccoli comuni, per la promozione della Via Francigena, per la vendita delle case ATC ai profughi italiani, sulla psicologia penitenziaria, per il riconoscimento di due sindromi rare, sul mantenimento delle quote in banca etica, sulle politiche di conciliazione tra tempi di vita e lavoro. In copertina. Il Piemonte ha una nuova legge in materia di sport invernali. L'ha approvata il Consiglio regionale all'unanimità, con l'eccezione del Movimento 5 Stelle, che non ha partecipato al voto perché avrebbe voluto più restrizioni, come il divieto assoluto dell'eliski, che comunque è stato regolamentato per la prima volta. La legge, che promuove la sicurezza e lo sviluppo montano e tutela l'ambiente, definisce le aree sciabili, precisa il loro utilizzo anche nel periodo estivo, pone limiti all'edificazione, specifica le responsabilità dello sciatore, dei gestori degli impianti e degli amministratori locali. Con la legge approvata oggi, la Regione Piemonte aggiorna la sua normativa in materia di sci. E in particolare vengono introdotte nuove norme che consentano di sviluppare al meglio l'attività estiva sui nostri comparti sciistici, di tutelare al meglio la sicurezza dello sciatore e la responsabilità del gestore e dell'amministratore e di tutelare al meglio il nostro ambiente limitando le nuove edificazioni e consentendo il recupero dei fabbricati non usati. Un gran lavoro fatto con un coinvolgimento di tutto il Consiglio e che ha raggiunto un elevato livello di consenso. Abbiamo collaborato al tavolo di lavoro fin dalla sua creazione e abbiamo cercato di dare un contributo in particolar modo rispetto ad alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore, la tutela dell'ambiente e il rispetto per le aree montane. La montagna sicuramente offre grandi possibilità di sviluppo per la nostra regione, è importante però che la normativa sia particolarmente rigida, soprattutto in riferimento al rischio di nuova cementificazione. Crediamo che sia uscito nel complesso un buon testo di legge, anche se manteniamo la nostra posizione rispetto al volo alpino e il testo di legge che è stato licenziato oggi dall'Aula non rispecchia appieno la nostra posizione. Si terrà in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno nei comuni di Rimasco e Rima San Giuseppe, in provincia di Vercelli, il referendum consultivo per la fusione dei due enti in un unico municipio. Se il referendum, che non prevede quorum, verrà approvato dalle popolazioni interessate, i due enti si fonderanno, con legge regionale, nel nuovo comune di Alto Semenza. Si tratta della sesta fusione in ordine di tempo pervenuta alla regione negli ultimi 3 anni. È intervenuto anche il presidente del Corecom Piemonte, Alessandro De Cillis, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presieduta dal presidente della Corte d'Appello, Arturo Soprano. Nel corso del suo intervento ha sottolineato l'importante funzione svolta dal Comitato con l'Istituto della Conciliazione, strumento obbligatorio e gratuito di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni, che da un lato offre un servizio utile al cittadino e dall'altro assorbe e annulla un costo che diversamente peserebbe sulle spalle dei tribunali. Alla cerimonia, tra le numerose autorità civili, militari e religiose, hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus con i vicepresidenti Daniela Ruffino e Nino Boeti e il presidente della regione Sergio Chiamparino.